almeno sei lettere inedite che ho pubblicato anni fa, e sono le ultimissime lettere che Castiglione manda alla madre, Aloisia Castiglione, quella che poi fa di tutto per andare in Spagna a riprendere le spoglie del figlio che muore nel 29 e riportarle a Mantova. C'è un ulteriore documento che è questo, alla Biblioteca Nazionale di Monaco di Baviera. È lo stesso documento, ma con degli ampliamenti, con delle modifiche, eseguite probabilmente nella bottega di Raffaello. Come data, che data si può dare? La data è probabilmente 1519, cioè l'anno prima della morte di Raffaello. Raffaello muore venerdì santo, 6 aprile 1520, che era poi il giorno del suo compleanno, muore il giorno prima del suo compleanno. Raffaello aveva messo assieme non soltanto questa lettera, e vedremo a che cosa prelude, ma dal 1514 era diventato anche architetto della fabbrica di San Pietro. Aveva bisogno di farsi tradurre Vitruvio perché era in latino e lui il latino non lo conosceva, quindi chiede a Fabio Calvo, un ravennate, di tradurglielo. Questa è una delle traduzioni, ne abbiamo due, una integrale e una in parte, che si trovano tutte e due a Monaco di Baviera, assieme alla lettera a Leone X e a degli estratti, e a un Vitruviani e a un Fragmentum de Litteris di Fra Giocondo. Fra Giocondo era un frate francescano veronese, architetto, che per anni aveva fatto la spia dei veneziani in Francia, quindi lui era stato alla corte dei re di Francia ed è l'architetto, il progettista del primo ponte in pietra di Parigi, il Pont Notre-Dame, che era stato poi distrutto nell'Ottocento. Era un ponte con le case. Immaginatevi un ponte vecchio come quello di Firenze, senza le vedute a destra e a sinistra, il fiume non si vedeva, c'erano solo case di 3 piani. Per cui sembrava una strada. Anche sulle pile dei ponti continuavano questi appartamenti con delle botteghe. Ecco, Fra Giocondo è stato il primo a pubblicare un'edizione di Vitruvio, che è questo grande romano, autore di un trattato di architettura, di Architectura Libri Decem, l'unico trattato che si è conservato fino ad oggi, che ci ha trasmesso l'antichità. E Fra Giocondo lo pubblica con oltre 130 disegni, per la prima volta nel 1511 un'edizione di un libro con delle illustrazioni. È su quelle illustrazioni e su quel testo di Fra Giocondo che viene compiuta la traduzione di Fabio Calvo per Raffaello. Anzi, perché Fabio Calvo lavorasse rapidamente, era anziano. Raffaello lo tiene in casa sua, vitto e alloggio gratis, e lo controlla finché non porta a compimento questo lavoro di traduzione. Ecco, questa è la lettera che si conserva a Monaco di Baviera, con un'aggiunta, che è questa carta che vedete tutta rovinata dall'acqua, e la vedete anche diversa da quella precedente, tutte con le righe precise. Bella grafia e un brogliaccio per aggiungere un qualche cosa. Vedremo poi che cosa. E questa è la prima pagina dell'edizione del 1733. Questo documento, questa lettera a Leone X, è la prefazione che avrebbe dovuto essere pubblicata in un volume in cui Raffaello pubblicava una grande pianta della Roma antica. Una grande pianta della Roma antica, aggiungendo anche pianta, sezione e prospetto degli edifici più notevoli, i più importanti dell'antichità. Non allo stato di rudere, come si trovavano allora e come attualmente sono, ma come se fossero integri, servendosi di quello che c'era. Quello che c'era costituisce una guida per poter poi realizzare l'intero. Nella pristina forma in cui si trovava. Quindi una lettera prefazione che, se pubblicata, non avrebbe avuto alla fine la firma di Baldassarre Castiglione,
che pure era stato il redattore, ma sarebbe stata firmata Raffaello da Urbino, perché quell'opera era sua. Castiglione e Raffaello erano amici, avete visto prima il ritratto di Baldassare Castiglione del Louvre, uno dei più bei ritratti mai eseguiti nella storia dell'arte, forse il più bello mai eseguito anche da Raffaello. Ecco, chiede aiuto a Baldassare Castiglione per poter scrivere una lettera forbita, una dedicatoria forbita. Una dedicatoria che può essere divisa in parti. Una motivazione del perché lui ha fatto il rilievo della città, di tutta la città, con gli edifici notevoli. Delle informazioni sul perché c'erano gli edifici notevoli in pianta, prospetto e sezione, cioè come disegna il geometra, come disegna l'architetto oggi o l'ingegnere, che è un modo abbastanza complicato, un modo molto tecnico. È una piccola, quindi una piccola storia dell'architettura, un breve excursus per far capire la differenza tra un edificio antico e un edificio moderno, perché per l'appunto era complicato capire la differenza, perché gli edifici moderni, cioè i contemporanei a Raffaello, assomigliavano, secondo chi li vedeva, a quelli antichi. E poi quello che c'è stato di mezzo, un qualcosa che deve essere dimenticato, il periodo barbarico, che però va dalla fine dell'impero romano d'Occidente fino al gotico. Dopo il gotico comincia la bellezza, e cioè Raffaello dice, si dimentica, questo che c'è in mezzo è un intermezzo, non ci interessa, noi lo cancelliamo e accoppiamo l'architettura contemporanea, cioè quella dei suoi tempi, a quella degli antichi. Quindi c'è una continuità tra l'architettura antica e l'architettura contemporanea. Quindi c'è un filo diretto, un ritorno, si riprende lì dove c'è stata un'interruzione. Quindi questi sono i tre elementi in cui si può distinguere la lettera. Questa lettera è importante perché è il primo documento in cui un architetto e un letterato, quindi Raffaello, architetto in questo caso, e Castiglione, letterato, assieme, l'hanno scritto assieme, cioè ne hanno parlato, ne hanno discusso, c'era una ragione per cui bisognava rilevare Roma perché veniva distrutta. E Raffaello cosa dice? Chiede al Papa, che gli ha dato l'incarico, di proteggere le antichità, non vanno distrutte, perché sono memoria degli animi divini di coloro che le avevano realizzate, che le avevano costruite. Quindi diventa fondamentale questa perorazione, questa motivazione forte ai fini della tutela, della conservazione, ed è alla base anche della nostra legislazione di tutela. Perché è vero che venne pubblicato la prima volta nel 1733, ma non importava a nessuno. Perché era ritenuto di Baldassare Castiglione, quindi un qualcosa di letterario. Ma non appena nel 1799 Daniele Francesconi dice «è Raffaello», le cose cambiano aspetto, si rovesciano. Ah, se le ha scritte Raffaello, allora è importante che qualcuno, un tecnico, sia consapevole dell'importanza dei documenti antichi, dell'architettura antica. Architettura antica che veniva quotidianamente distrutta a Roma dal V secolo fino ai tempi di Raffaello e oltre, perché si distruggevano le cose, soprattutto se erano di marmo, perché i marmi venivano spezzati, messi nelle fornaci, il marmo cotto diventa calce, la calce aggiunta all'acqua fa la calce spenta, aggiunta alla sabbia diventa quello che vedete lì, e cioè la calcina per murare. E Raffaello dice tutta questa Roma nuova che oggi vediamo è fatta della Roma antica, di marmi antichi. Quindi questo è un fatto importante, la salvaguardia di quello che c'è. Perché? Per le generazioni future e per capire cosa c'era, com'era e chi eravamo, anche questo diventa fondamentale. Quindi bisogna conservare.
il primo elemento della conservazione, la prima azione quando noi vogliamo conservare qualcosa è fare un rilievo di questo edificio prima di procedere al suo restauro. Rilevare e disegnare vuol dire conoscere. Il primo gradino della c'era. Gli edifici che vediamo di Roma, di mattoni, in realtà di mattoni non erano. Vi ricordate che quando Augusto muore, dice, riporta Svetonio, dice ho trovato una città di mattoni e lascio una città di marmo. Quindi Roma doveva essere vista. E quel Marcantonio Michiel che scrive all'amico a Padova, gli dice Raffaello sta facendo questa cosa e dolse la morte sua precipue agli letterati, cioè si dolettero maggiormente della sua morte i letterati perché aspettavano la conclusione di quest'opera. Diceva, già fatto il rilievo della prima regione, le 14 regioni in cui Augusto aveva diviso Roma. Quindi dolse la morte sua precipue agli letterati, stava facendo questa operazione, disegnava Roma nel pristino stato e aggiunge Marcantonio Michiel che aver visto vedere i disegni di Raffaello non faceva rimpiangere non aver potuto vedere la vera Roma, la Roma antica. Quindi con gli occhi di Raffaello si era capace di guardare, di vedere Roma com'era alle origini. Un qualcosa per cui le distruzioni che vengono fatte Raffaello accusa tutti. Ed è molto duro perché accusa sia i barbari sia i papi. E dice, i papi non sbagliano mai, quelli regnanti naturalmente, sbagliano sempre quelli che non ci sono più, ma si continuava a distruggere con Raffaello e anche dopo, fino al 600 siamo andati avanti distruggendo le antichità di Roma. I papi che avevano il dovere, dice Raffaello, di difendere le reliquie di Roma, si parla di reliquie, così come Fra Giocondo le antichità le chiama sancte vetustates, le sante antichità, quindi questo rispetto grande per l'antico, trattarlo come le reliquie. Allora, queste reliquie, ho detto, si distruggevano continuamente, ma immediatamente i papi, gli imperatori, avevano promulgato delle leggi per la difesa del patrimonio storico-artistico e architettonico. Onorio, imperatore Onorio, vedete a sinistra un bel ritratto, beh, Onorio dice qualcosa, perché quando i cristiani divennero maggioranza nel Senato, c'era una statua all'interno della curia. Ogni senatore entrando bruciava un granello d'incenso davanti alla statua della vittoria. C'era una vittoria alata che i romani avevano preso ai tarantini. E ogni volta che era il compleanno dell'imperatore si bruciavano 3 granelli d'incenso davanti a questa statua. Ci si rivolgeva verso la statua della vittoria per fare gli auguri all'imperatore. Quando i cristiani diventano maggioranza nel Senato, quella statua esce fuori, va avanti e indietro, in continuazione. Se la maggioranza è pagana, arriva la statua, rientra a casa, altrimenti va fuori. E cosa fanno i cristiani nei momenti in cui Teodosio il Grande dice che l'unica religione di Stato è il cristianesimo? Si chiudono i templi, si distruggono le statue delle divinità. Ma l'imperatore Onorio dice, ma non le distruggete, non le distruggiamo perché non sono demoni, sono un abbellimento, un ornamento per le nostre città. Quindi c'è già un'idea di proteggere. E queste norme di Onorio rientrano poi nel Corpus Theodosianum e di Giustinianeo, quindi nel corpus romano delle leggi. Sparito un po' di tutto. Pio II Piccolomini nel 1462 aveva emanato una bolla, Cum almam nostram urbem, in cui diceva le stesse cose, bisogna proteggere.
questa idea di protezione delle antichità, di questa idea di proteggere le antichità parlavano soprattutto i letterati. Poggio Bracciolini nel De Varietate Fortune, raccontando quello che è successo, o ancora Fra Giocondo in un corpus epigrafico dedicato al padre di Papa Leone X. Qui c'è una frase: quid est quod non diras in precemur is sancta vetustatis violatoribus, quindi è contro coloro che violano le sante antichità. Anche Francesco Petrarca aveva parlato nell'ortatoria, nella lettera a Cola di Rienzo, parla delle pietre innocenti. Quindi le pietre non hanno fatto nulla, eppure vengono distrutte quotidianamente. Ecco, Papa Leone X aveva fatto la stessa cosa. Quindi si va a perorare una causa importante, la difesa del patrimonio. Questo è il ritratto di Papa Leone X con i cardinali a destra, Luigi De Rossi, a sinistra, Giulio de' Medici, il cugino di Papa Leone, che sarebbe poi diventato Papa Clemente VII, quello che durante il sacco di Roma viene ritrovato piangente e gemente, si era nascosto in Castel Sant'Angelo dentro un armadio e gli spagnoli lo trovano lì e lo mettono un po' in galera. Raffaello parla di quello che lui aveva visto distruggere. Da quando sono a Roma sono andate perse molte cose, e comincia dicendo la piramide che era nell'attuale via Alessandrina. Voi sapete che a Roma ce n'erano due di piramidi, ne resta una sola, la piramide Cestia, ma ce n'era una, questo è un affresco con la battaglia di Ponte Milvio, è Costantino, la visione della croce in Ox Signo Vinces o in Toiutonica, e qui c'è una piramide, questo è Castel Sant'Angelo, quindi vicino a Castel Sant'Angelo c'era una piramide. Le due piramidi, cioè due monumenti sepolcrali, erano interpretati dai romani come la Meta Remi e Meta Romuli, cioè la sepoltura di Remo e la sepoltura di Romolo, i due fondatori della città. E la ragione per cui San Pietro, principe degli apostoli, viene crocifisso inter duas metas, tra le due mete. E queste sono le porte bronze del Filarete in San Pietro. Ecco, questa è la città leonina, la basilica, l'antica basilica di San Pietro, Castel Sant'Angelo e la meta che era stata distrutta e che però ancora si vedeva in parte attorno al 1509-1510, quando Raffaello le vede. E questa è quella rimasta, la piramide Cestia che tutti conosciamo, rappresentata in questo caso nel codice Escurialense, la biblioteca dell'Escorial. Raffaello parla anche delle distruzioni che c'erano state nel foro, la basilica del foro. Noi abbiamo dei rilievi di scuola raffaellesca del foro di Nerva. Questo è il foro di Nerva, foro di Augusto, foro di Traiano, la colonna traiana e il foro di Cesare, più o meno fatti in questo modo, foro di Nerva, foro transitorio, metteva in comunicazione il foro romano con i fori imperiali e con il quartiere della Suburra in alto. Questo è quello che resta oggi del foro di Traiano, del foro di Nerva. Vedute dei fori, la Basilica Emilia, praticamente distrutta, ma che un tempo c'era. Ci sono delle immagini purtroppo che non vengono, non so perché si sono perse ora nel fare questa operazione, speriamo che non se ne siano perse altre. Voi vedete questa, ma adesso non c'è niente, giusto? Bene. La Basilica Emilia era un edificio in gran parte visibile ai tempi di Raffaello, viene disegnato da Giuliano da San Gallo, per esempio, e questo è un disegno del codice Conner che ci fa vedere un po' la trabeazione.
Oggi quando noi apriamo un qualunque atlante geografico, pianta di Roma, il Vaticano è sempre in alto a sinistra. Ci avete fatto caso? Lanza del Fiume, Castel Sant'Angelo, Vaticano. Ecco, le convenzioni grafiche nel 300, 400, eccetera, esattamente alla rovescia. Per cui il Vaticano è in basso a destra, e in questo caso qui c'è il Vaticano. Questa è la meta distrutta, Castel Sant'Angelo, la Basilica, il fiume, l'isola Tiberina e i monumenti antichi. I monumenti antichi mischiati con le chiese. L'antichità rende il cristianesimo e l'attualità importanti. Il cristianesimo va a santificare le reliquie degli antichi. Quindi la città di Roma senza strade, senza nulla, solo per monumenti e per le mura. Un'altra veduta di Roma, in un codice del De Civitate Dei di Sant'Agostino, riassunta, è riassunto di una città, le mura, il solito Castel Sant'Angelo, il Pantheon, in questo caso, la piramide distrutta, questa è la Basilica di San Pietro, la colonna Traiana, e qui ci sono due torri, la Torre dei Conti e la Torre delle Milizie. Ambedue integre, più o meno integre, in questo caso vedremo che ce n'è una sola intera e l'altra è scapitozzata. Roma viene sempre raffigurata, questo è Piero del Massaio, in una delle edizioni della Geografia di Tolomeo. È una rappresentazione di Roma, vedete la parte più abitata è quella del Vaticano. Alessandro Strozzi, che fa esattamente la stessa cosa. Ma c'era stato anche un rilievo precisissimo della città di Roma, fatta da Leon Battista Alberti. In quel codice che abbiamo visto prima, codice di Mantova, di mano di Baldassare Castiglione, ci sono dei frammenti, cioè dei pezzetti scritti che servivano poi per essere rielaborati. Parte di quei frammenti sono rimasti tali, non sono entrati nella lettera a Leone X, ma Raffaello in quel caso scrive che ho fatto il rilievo della città dall'alto dei colli, poi l'ho divisa nelle regioni e ho cominciato a fare i rilievi. C'era già stato un rilievo di quel genere, fatto dall'alto dei colli, l'aveva fatto Leon Battista Alberti, dal Campidoglio e forse dalla Torre delle Milizie, due punti di stazione. Questo è un autoritratto di Leon Battista Alberti e questo è uno dei codici della sua Descriptio Urbis Romae. L'Alberti era un uomo di quando vi annoiate me lo dite e io mi fermo. L'Alberti era un uomo di grandissima intelligenza. Probabilmente non sapeva disegnare, questo lo cancelliamo anche dal video, non l'ho mai detto. Non l'ho mai detto, lui di se stesso lo dice, perché lui scrive il primo trattato di architettura di età moderna, il De Re Edificatoria, quindi sull'arte di edificare. Non c'è un disegno, è tutto in un bellissimo latino, ma non c'è un disegno. Quando deve parlare delle modanature, becco di civetta, astragali, gli dice allora questa cosa si fa come una L maiuscola, disegna la L. Poi c'è un cavetto, aggiungi alla L una C rovesciata. Per cui lui suggerisce delle lettere dell'alfabeto per le cose più sottili. Descrive delle trabeazioni, descrive i tempi, ma se noi andiamo a disegnare quello che lui suggerisce, non riusciamo a finire il disegno. Non si conserva un solo disegno autografo, geometrico, mettiamolo così, architettonico, dei bagni privati con le varie denominazioni. È un disegno in cui le linee sono un po' storte, non si uniscono negli angoli, gli angoli non sono retti, le circonferenze non sono fatte bene. Insomma, un disegno molto semplice, bellissimo, con la sua grafia, ma molto semplice. È l'unico disegno, ma lui di se stesso nell'autobiografia dice ho fatto tutto, ho rilevato tutta la città di Roma, ho dipinto, ho scolpito, ho fatto qualunque cosa. D'altra parte è quello che scrive anche il De Pictura,
nel 1434-35, De pittura, cioè il primo trattato sulla pittura e sulla prospettiva, senza un disegno, non disegna niente, tutto secondo lui, lo giustifica dicendo che le parole sono sufficienti, quindi come Cicerone, è sufficiente la descrizione, è sufficiente il parlare per poter far capire. Io ritengo che non sapesse molto disegnare, però è, ora sono vecchio e lo dico, ma è un po' difficile dirlo in giro. Questa Descriptio Urbis Romae, che è il disegno della città di Roma, ha sempre solo due disegni, questo e questo, un horizon, cioè un orizzonte graduato, e un radius, un raggio che sta incernierato qui al centro e che può girare. Come la rileva la città? Non lo dice nella descrizione. Da elenchi di numeri, coppie di numeri. Basilica Vaticana, 5 gradi sul raggio, 30 gradi sull'orizzonte. Allora uno si fa una piccola bussola disegnata che può girare su un foglio, gira il raggio che è immobile e cerca i gradi, ruota la circonferenza e mette un puntino. Gli edifici di Roma sono dei puntini all'interno però delle mura che rileva perfettamente. Questa è la sovrapposizione tra la pianta di Leon Battista Alberti in nero e in rosso quella dell'Istituto Geografico Militare di Firenze. Sbaglia di poco, pochissimo, e fa rilievi, triangolazioni dall'alto del Campidoglio. Non c'era niente sul Campidoglio ai tempi di Alberti, tutto è stato fatto da Michelangelo, c'era un palazzetto medievale, ma si poteva vedere tutta Roma. Più o meno veniva fuori anche una cosa del genere, questa 1536 è un affresco che si trova nel Palazzo Ducale di Mantova, ma che raffigura la città di Roma come forse poteva venire fuori dall'Alberti. Ma diciamo, Raffaello deve spiegare e deve far capire, dice, a voi, a vostra santità e a tutti quelli che mi leggeranno, cosa ho disegnato e cosa è successo negli anni. E dice, a Roma si trovano solo tre specie di edifici, gli antichi e antichissimi, quelli del periodo barbarico e poi i moderni. Quelli del periodo barbarico, dice, sono brutti, non interessano a nessuno, non ce ne importa. Antichi e antichissimi è sempre, si riconoscono. Devo farvi capire anche quali sono, come si capisce l'architettura moderna, perché è uguale a quella degli antichi. Quindi è qui che lui dà questa spiegazione importante, che è il perno poi dell'architettura rinascimentale, e cioè nel Rinascimento ci si sente prosecutori degli antichi, come se quello che noi chiamiamo Medioevo non ci fosse stato. Lo si cancella. Difficile cancellare la storia, difficile cancellare gli edifici, difficile cancellare i dipinti, le sculture, ma durante il 400 e il 500 si guarda a quello che avevano fatto gli antichi, per proseguire, non per copiare, per proseguire, come se ci fosse stata un'interruzione, una grande parentesi, e si riprende quello che c'era. Quindi la città divisa nelle regioni augustee, dopo aver dato questa spiegazione delle antichità, dice, però oggi le cose sono tornate quasi come quelle degli antichi, ad opera di Donato Bramante. E dice, le nostre architetture, le architetture di Bramante, sono, quanto a invenzione, quanto a spazialità, esattamente come quelle degli antichi. Non sono tali solo per mancanza di soldi e quindi non sono fastose. Non sono ricche di marmi, di ori. Questo è un ritratto di Bramante nella scuola d'Atene di Raffaello. E questa è la disputa del sacramento di Raffaello, sempre nelle stanze vaticane, e questo è un ritratto di Donato Bramante. Ma nel 1540, Sebastiano Serlio, nel libro delle antichità, fra le antichità, mette gli edifici di Bramante.
come se fossero antichi e venivano percepiti come il tempietto di San Pietro in Montorio, tutti ce l'avete presente, questa piccola rotonda con le colonne e il cupolino, o ancora, tutti siete andati, spero, almeno una volta a vedere i musei vaticani, a un certo punto si esce fuori, c'è il giardino della Pigna, ma quelle cose attorno che si vede, tranne i musei che tagliano i giardini, sono tutti di Donato Bramante. Quindi sono quelli del Belvedere. Eccolo qui, questo è il fianco di quel giardino che si vede ed è preso come un'antichità. Questo è un qualcosa che viene modificato successivamente da Piero Ligoria e da Michelangelo, è la famosa scala convesso-concava che mette poi attraverso questa, c'è una porticina, in contatto, in comunicazione, questi giardini vaticani, questo complesso del Belvedere, sono tre giardini terrazzati con il cortile ottagono, dove tutti avete visto il Laoconte, l'Apollo del Belvedere, eccetera, quel cortiletto vaticano. Raffaello Castiglione parlano anche di restauri, di cambiamenti, dice non soltanto noi proteggiamo, ma dobbiamo renderci conto che gli stessi antichi hanno continuamente modificato se stessi. E per esempio, lì dove c'era la casa aurea, la Domus Aurea di Nerone, adesso c'è il palazzo di Tito, le terme di Tito, queste sono le terme di Tito. Questa è una porzione già scavata, sapete che è ancora da scavare la Domus Aurea, che era smisurata. Qui vediamo ancora pezzetti della Domus Aurea. Nell'Acus, cioè la Domus Aurea non era solo una casa, era un insieme di edifici, la Grande Reggia, con luoghi coltivati, un lago, e al posto del lago c'è il Colosseo. Quindi Tito, dopo con il bottino, dopo la distruzione di Gerusalemme, fa costruire il Colosseo e l'Arco di Tito. Colosseo che è fondamentale per l'architettura del 400 e del 500, disegnata da tutti, questo è il solito codice dell'Escorial con Colosseo e l'arco di Costantino. Ancora l'arco di Costantino, un disegno di Giuliano da San Gallo. Raffaello fa una distinzione, dice che l'architettura si era conservata buona fino alla fine, fino al periodo barbarico, mentre la scultura e la pittura erano declinate quasi immediatamente. Dice un esempio è l'Arco di Costantino. È Raffaello il primo a fare delle distinzioni stilistiche relativamente alle sculture che sono nell'Arco di Costantino. Dice l'arco è di Costantino, ma le sculture che ci sono migliori di quelle del tempo dell'arco. E infatti noi sappiamo che ci sono questi tondi, sono dell'età di Adriano, queste porzioni superiori, i riquadri, sono del periodo di Marco Aurelio, quindi riprese da un monumento di Marco Aurelio, le statue dei daci prigionieri più i rilievi che sono all'esterno, sull'attico e all'interno di questo fornice centrale, vengono dal foro di Traiano. Qui dice però, l'architettura è bella, ma le sculture che ci sono pessime, quelle del tempo di Costantino. E questa è una porzione del cosiddetto piccolo fregio, quella che di solito noi chiamiamo di arte plebea, plebea che non vuol dire gentaccia, ma vuol dire plebs romana. Tutti noi saremmo stati, avremmo fatto parte della plebs a Roma. A meno che qualcuno di noi non avesse una dinastia senatoria e allora saremmo stati al Senato. Tutte queste cose vengono copiate continuamente, di nuovo il codice dell'Escorial. Questa è una porzione di mano di Raffaello molto rovinata che ci fa vedere quello che c'è delle spoglie di Traiano nell'arco di Costantino. E per parlare di quello che era successo in periodo barbarico, che aveva tutto distrutto, dice, gli uomini di quel tempo, quindi parla del Medioevo, non sapevano fare neppure i mattoni cotti e scrostavano
gli intonaci, per prendere i mattoni dagli antichi edifici, scavavano anche le fondamenta per prenderle, per recuperare la pozzolana, rompevano i pezzi di marmo e le statue e con quelli muravano, cioè muravano con mattoni fatti in antichità e con blocchetti di marmo ricavati da statue e da ornamenti dell'antichità romana. Come lui dice, è nella Torre delle Milizie. Questa è una costruzione medievale. Queste sono parti del foro di Traiano, la parte dei mercati di Traiano. Ecco, questa è la Torre delle Milizie. Torre delle Milizie, che vediamo di nuovo in un foglio dell'Escorial, e probabilmente però Raffaello si confonde, perché in questa Torre delle Milizie è quasi tutta di mattoni. Si trovano solo internamente delle colonnine che lui forse non vedeva, mentre questa è la Torre dei Conti. Un tempo come la Torre delle Milizie, guardate in basso, sono blocchi di tufo e blocchi di marmo, pezzetti di marmo e poi mattoni, tutti ripresi dalle costruzioni antiche. Quindi l'antichità viene distrutta anche per recuperare materiali, non soltanto per fare la calce, ma per edificare. Quindi i mattoni antichi diventano mattoni per costruire una qualunque casa. Con che cosa si cementa? Con i marmi antichi. C'è un qualcosa di importante in questo excursus, e cioè la rivalutazione del gotico. Noi sappiamo che Giorgio Vasari parla malissimo del gotico, cose terribili, i portali che diventano alti, ghirigorati e superano i tetti. Raffaello invece dice, si è visto che l'architettura si è un po' risvegliata. I tedeschi, lui parla di architettura tedesca piuttosto che gotica. Noi sappiamo che il gotico nasce in Francia, nell'Île-de-France, e da lì si diffonde, ma nel 500, anche nel 400, si parlava di architettura tedesca. Un'architettura tedesca, e Raffaello dice, fanno figurini arranicchiati per mensola, per sostenere un travo, ed è una ripresa da Dante, è Dante che lo scrive, quindi ci sono delle formule, delle frasi, degli elementi che continuano ad essere intessuti di antichità e anche di quegli antichi che parlano in volgare. Dante è un antico, così come per Raffaello un antico per la poesia. Raffaello scrive 5 sonetti, ma sono sonetti petrarcheschi. Riprende i sonetti di Petrarca e si serve delle rime, le piglia pari pari per scrivere i suoi nuovi sonetti. Quindi, non conoscendo la poesia latina, per lui gli antichi sono in questo caso i primi che scrivono in volgare, quindi è la poesia di Dante e la poesia di Petrarca. Raffaello dà una giustificazione naturalistica all'architettura gotica, perché dice che l'arco gotico viene da, qui sono due alberi, dai rami degli alberi che vengono presi e riuniti assieme, legati. Quando vengono poi rilasciati, formano l'arco a sesto acuto. Quindi immaginiamo una cattedrale come se fosse fatta di alberi con i rami piegati che si trasformano in un arco acuto. Questa è una motivazione non soltanto naturalistica, ma anche vitruviana, perché Vitruvio, quindi c'è una parvenza di classicità. Vitruvio, quando comincia a parlare di architettura, parla degli antichi, gli uomini primitivi, il fuoco, eccetera, e le capanne fatte di tronchi d'albero e di rami d'albero. Quindi c'è un rinvio all'antico. E poi lui conosce la recentissima architettura gotica d'Oltralpe. Questo è la Tour Jean Sans Peur, la torre di Giovanni Senza Paura a Parigi. Guardate, è una scala, su in cima alla scala non ci sono volte a crociera, le crociere sono tronchi d'albero, ramoscelli e foglie. Eccole qui, che si trovano anche a Digione,
che si trovano anche ad Avignone. Abbiamo dei precedenti anche italiani, la Sala delle Asse nel Castello Sforzesco di Leonardo, esattamente la stessa cosa, una finzione pittorica di alberi e rami intrecciati che formano l'architettura in elevazione e la copertura. O ancora Milano, Donato Bramante, una columna ad trunconos. Cos'è? È un tronco d'albero, una colonna in cui il fusto è sostituito da un tronco d'albero con i rami tagliati. E ancora, qui siamo nella scuola di Giulio Romano, gli arazzi dipinti, realizzati dalla scuola raffaellesca con giochi di putti, e vedete ci sono esattamente gli alberi che formano degli archi a sesto acuto. Ma c'è anche un'ulteriore motivazione classica in questa giustificazione del gotico, che poi sarebbe, su cui avrebbe sparato a zero invece Vasari e tutta la letteratura storico-artistica della metà del Cinquecento, dalla metà del Cinquecento in poi. Guardate questi sarcofagi romani paleocristiani, guardate questo che si conserva al Vaticano, le scene vetero-testamentarie o neotestamentarie, noi sappiamo, sono sempre realizzate dividendo il fronte del sarcofago in scenette, episodi, ognuno separato da una colonnina e da un arco, quindi una soluzione architettonica. In questo caso sono alberi, tronchi d'albero e fronde che formano questa suddivisione. Quindi c'è una doppia motivazione per l'apprezzamento dell'architettura arborea da cui dipende il gotico. C'è Vitruvio con l'inizio dell'architettura, con l'architettura di legno, e c'è anche l'architettura paleocristiana, la scultura paleocristiana. Poi arrivano delle dolenti note, faccio rapida. Quanti di voi conoscono il disegno geometrico? E allora, pietoso velo, facciamo finta di niente. Però questa seconda parte, in questa seconda parte molto tecnica, Raffaello dice come ha fatto lui il rilievo. Leon Battista Alberti ha usato un cerchio graduato con un chiodetto al centro e ha traguardato gli oggetti lontani con un filo a piombo. Lui girava attorno a questo cerchio graduato con il chiodetto finché i cardini di quella porta collimassero con il filo a piombo e il filo a piombo con il chiodetto al centro. Quindi quella era la direzione. Dove batteva la corda sulla circonferenza, lui leggeva un grado, era diviso in tanti gradi. Raffaello ha uno strumento più moderno, ha una bussola al centro, e quindi lui orienta sempre la bussola nord-sud, e poi gira questo strumento, il raggio, per misurare la direzione dei muri. Quindi fa questa operazione. Si fa la città, ma spiega anche come ha disegnato gli edifici in proiezione ortogonale. Oggi noi parliamo di proiezione ortogonale. Che vuol dire proiezione ortogonale? Che se io devo disegnare in prospettiva, un artista o anche voi, chiunque di voi dovesse disegnare questo tavolinetto piccolo e basso, lo fa cercando di far capire che è un oggetto tridimensionale. Disegna il piano, non disegna una linea per dire piano. Disegna un piano con delle zampine, due più lunghe e due più corte, per far vedere che è profondo, ma la proiezione ortogonale è più complicata, più semplice quanto a regole, più complicata per capire, perché in proiezione ortogonale questo tavolino è fatto da una pianta, e cioè un rettangolo, come se lo vedessi dall'alto. Un prospetto, cioè mi metto per terra e vedo il piano che è una riga, e le zampine che coincidono, quelle davanti e quelle dietro, sono due bastoncini. Quindi vedo un affare fatto così. Di fianco vedo esattamente la stessa cosa.
che poi disegno in questo modo, pianta, prospetto, sezione. Tutte e tre ho fianco, quindi può essere anche tagliato questo edificio. E immagino di tagliare questa fabbrica, ne butto via un pezzo e disegno quello che vedo che resta dopo il taglio. Ecco, noi abbiamo idea dell'oggetto intero soltanto mettendole assieme questi tre disegni. Quindi un'opera tridimensionale viene trasformata in tre cose che sembrano su un unico piano, sullo stesso piano. Raffaele è il primo a dire che si fa così. Qui dice il disegno dell'architetto è diverso da quello del pittore, quindi non deve fingere la profondità. Perché? Perché da un disegno in prospettiva non si possono prendere le misure. Noi non sappiamo quanto è lungo l'oggetto che vediamo. Cioè, se io disegno questa stanza, mi viene un piano che va in alto, che è il pavimento, io lo vedo andare in alto, quella linea che va a coincidere all'infinito con questa di sotto, vedo che si accorciano. In fondo vedo un bel rettangolo che è quella superficie. Ma se poi vado a misurare, io non trovo una misura precisa, non c'è una misura esatta. Invece, in proiezione ortogonale, sì. Quindi, dice, l'architetto deve disegnare così. Perché l'architetto deve dare i disegni al cantiere? Il capomasso deve sapere e deve prendere una righetta e dice, quanto è lungo questo muro? 15 metri. 15 metri. E lo faccio di 15 metri. Quando è lungo questo muro da una bella prospettiva? Non ne ho la più pallida idea, non lo so. Allora, Raffaello spiega a che serve, come si disegna, dice si fa prima la pianta e sopra il prospetto. Come mai è importante, secondo lui, avere sotto la pianta e sopra il prospetto? Dice, per esempio, se un edificio è rotondo, io dalla pianta, se avesse soltanto il prospetto, vedrei un rettangolo. Allora ho bisogno della pianta rotonda, le metto assieme e so che quello è un cilindro, realmente. O se ho questa pianta, soltanto con queste aperture, come sono queste due aperture? Allora vedo l'alzato, che è questa, già questa ha una curva, quest'altro ha un elemento così. Quindi si leggono contemporaneamente. Non solo, dice Raffaello, state attenti, segno che qualcuno faceva così, state attenti che se si deve disegnare in proiezione ortogonale un edificio in collina, questa è di Monte del Lago, per esempio, dice non dovete misurare la lunghezza della casa lungo l'inclinazione dello stradone, non si fa così, dovete immaginare che si misura così, in orizzontale, mai inclinato, il perimetro non è questo. È questo il perimetro, quindi è un'altra cosa, e lo spiega, e poi dà delle indicazioni, cioè si comincia a fare la pianta, poi disegno la lunghezza sopra, poi comincio a tirare su le altezze, poi dice divido l'edificio a metà, tiro fuori tutte le altezze di questa cosa che ho rilevato, poi ci metto le orizzontali e ho ottenuto una metà del prospetto. Dell'altra metà cosa guardo? Guardo l'interno, la sezione. Quindi alla fine il disegno fatto secondo le regole di Raffaello, che lui spiega, sono costituiti da una pianta, un prospetto, un semiprospetto e una semisezione. Come mai è importante semiprospetto e semisezione? Pensate agli edifici del Rinascimento che hanno colonne, semicolonne, paraste, ordini architettonici. Per capire la relazione che c'è tra gli elementi che ornano l'esterno e quelli che ornano l'interno. Quindi si capisce tutto. Quindi Raffaello è il primo. Chi studia architettura oggi, ammesso che facciano ancora disegno geometrico, sì, quello lo fanno, ma di prospettiva sanno poco e di proiezioni ortogonali pure, perché tutti lavorano, i nostri ragazzi all'università, con i computer, dove c'è un programma. Prima si disegnava diversamente c'era bisogno di fare questa operazione, che è un'operazione abbastanza complicata, quindi pianta, sezione e prospetto, per capire quello che capita.
Quindi bisogna saper disegnare. L'architetto deve disegnare così. Si disegnava così prima di Raffaello? Qualcosa sì, qualcosa sì. Questa è la cattedrale di Reims. Questi sono i disegni di Villard-Honnecourt, che è un architetto del 300, che ha lasciato un taccuino alla Biblioteca Nazionale di Parigi. Allora, vedete com'è fatto. Ha delle superfici parietali anche esterne, contrafforti archi rampanti, più volate di archi rampanti, e poi attorno all'abside ci sono delle cappelle radiali. L'architetto ha disegnato così l'interno e l'esterno del lungo fianco, ed è una proiezione ortogonale fondamentalmente. Ma perché lo è già? Se io devo disegnare questa parete non ho molti problemi, faccio un rettangolo e ho disegnato in proiezione ortogonale. O se devo disegnare questi archi rampanti, è come vederli in piano, e quindi disegna in piano Villard-Honnecourt. E qui fa una sezione però della parete, qui sulla destra c'è l'interno della chiesa. Ma quando deve disegnare le cappelle esterne che sono poligonali, questo è quello che disegna dell'esterno. Deve far capire che questa cosa è tridimensionale, cioè, posso mica schiacciare tutto. Non lo fa, e allora qui c'è un archetto e poi si trasforma in un poligono in alto. E lo stesso fa per l'interno. Chi disegna in proiezione ortogonale? Dovrebbe disegnare Raffaello. Questo è un disegno importante in proiezione ortogonale di Antonio da San Gallo il Giovane e Palazzo Farnese, il cortile di Palazzo Farnese, è stata bottega dal Verrocchio, Raffaello è stato a bottega da tanti e anche da Perugino. Gli umbri pensano a Raffaello come a un pittore umbro, come Perugino. I marchigiani manco ci pensano che Raffaello sia di Urbino e che quindi sia marchigiano. I romani ritengono che sia romano, perché la maggior parte delle opere di Raffaello stanno lì, tutti gli affreschi e tutte le architetture, tranne una, che a Firenze, un'architettura è a Firenze. Cosa fa Raffaello? Questo è un disegno in parte, diciamo, tutta questa parte qui è di Raffaello, tutta questa parte qui no, dimostrato nell'ultimo, nel preparare la mostra, abbiamo fatto delle foto e delle indagini particolari sui disegni, quindi tutti si sono arrabbiati, raffaellisti. Questo disegno è in parte di Raffaello, in parte di un altro. Guardate qui, questo è Raffaello e questo a destra è di un altro. Questo è Raffaello e questo è più Strafalcione sulla destra. Ma se io guardo questo disegno non ci faccio caso, però tutta questa porzione di destra è evidentemente diversa da questa. Raffaello ha una mano sublime, non sbaglia niente, va a mano libera, che è una meraviglia, e disegna qualunque cosa a mano libera. Questo è un disegno attribuito a Raffaello, bellissimo, alto, così. Almeno io nel catalogo gliel'ho tolto, ho detto non è Raffaello, perché in realtà questo bellissimo disegno che vediamo così, riprodotto dovunque, in realtà è così, come vedete sulla destra, è pieno di linee di costruzione, incise, pieno, zeppo, e c'è una prospettiva sbagliata. Troppi, vieni fuori che ho fame, può essere un'idea. Allora, Raffaello in realtà non disegna facendo un sacco di linee, ne fa pochissime, quelle necessarie, quindi questo disegno sicuramente non è di Raffaello, e gli ho tolto anche questo, un disegno che era preparatorio, si è sempre detto, Raffaello, un'idea per Villa Madama. È un disegno che si conserva a Oxford, alla Smolian Museum. Queste sono i rilievi delle linee, le linee incise che non si vedono. L'architetto, quando un tempo faceva l'architetto e disegnava, preparava gli esami di geometria descrittiva, disegnava a matita,
poi ripassava a china, dopo aver ripassato a china cancellava la matita con la gomma pane, doveva venire tutto pulito. Come si fa a disegnare nel 400 e nel 500? Si disegna con una punta di metallo senza inchiostro, quindi sono linee incise nella carta e si scelgono quelle buone. Si fanno anche, lo si fa anche per il disegno di figura, lo fa Raffaello, lo fa Leonardo, lo fanno tutti. Si sceglie alla fine quella buona e la si ripassa a china, in questo caso a penna. Guardate qui, ci sono delle prospettive. Questa cosa è un po' a strafalcioni, fatta malissimo, queste due serliane. E poi ci sono prospettive diverse per ciascuno di questi portali. Allora, questo è un disegno troppo, che sarebbe stato facilissimo per Raffaello, ma è pieno di linee incise. E sul verso, nella parte posteriore, ci sono dei disegni preparatori a questo, con delle scritte, dei numeri. La mano non è di Raffaello, quindi quella era un questa è la mano di Raffaello. Questi sono i giardini terrazzati di Villa Madama, che non sono mai stati realizzati. Guardate come è preciso, sono pochissime le linee incise. La maggior parte delle cose che fa, le fa a mano libera, e ha una mano felicissima, anche quando i disegni sono complicati. Questo corpo rotante che assomiglia ad uno di Leonardo, sono dei poliedri, come dei serpenti intrecciati, sono, questo, la Basilica di San Pietro, sono tutti disegni geometrici in assonometria e in prospettiva, eseguiti completamente a mano libera, senza nessuna guida. Anche questo è un disegno a mano libera di Raffaello. Questo è un disegno a sanguigna, si direbbe, in realtà il termine giusto è pietra rossa, ripreso direttamente dall'interno del Pantheon. E anche questo, sulla destra, è di Raffaello, ma copiato da un rilievo di altri personaggi. Ed è, non è in proiezione ortogonale, come tanti scrivono, è un disegno tardo quattrocentesco. Guardate, questo è l'abaco di un capitello corinzio. In proiezione ortogonale avrebbe dovuto vedere un orizzontale, e invece qui c'è la bella curvetta del corno che va su. Guardate in alto, questo è quello che c'è sotto la gronda, la linea di gronda. Io avrei dovuto vedere un elemento orizzontale, e invece lo vedo come se fosse ribaltato. Allora, è un disegno, le scritte sono di Raffaello, le ha fatte lui, ha semplicemente copiato un altro disegno, l'ha fatta a mano libera. Non c'è nessun segno. Tutti hanno sempre scritto che ci sono dei buchi, dei forellini per guidare il disegno. L'ho controllato 100 volte, anche a luce radente, questo si conserva a Victoria and Albert di Londra, non c'è nulla, assolutamente niente. Chi disegnava ancora in prospettiva? Donato Bramante. Questo è il solito serlio che riprende il progetto di Bramante per la cupola di San Pietro, che non è mai stata realizzata così. Questa è la pianta della cupola, a questo livello. Questo è il semiprospetto e questa è la sezione, cioè l'interno, ed è in proiezione ortogonale. Da dove viene? Questo che cos'è? Questo è a questo livello. Ma questo affare che vediamo qui è la proiezione del cupolino, della lanterna, schiacciata sullo stesso piano, come visto dall'alto. Da dove viene questa idea di poter fare queste cose complicate, se ci pensate, che bisogno c'è di centrare, di disegnare la pianta del cupolino e la pianta della cupola? Viene da Piero della Francesca, che è l'unico nel 400, gli architetti non lo sanno fare, ma lui sa disegnare in proiezione ortogonale. Questa è una pagina di prospettiva Pingendi, dove Piero disegna, e questa non è prospettiva in questo caso, è la preparazione per la prospettiva. È una testa umana vista di profilo, vista di fronte, e queste cose che vedete sono le sezioni della testa a vari livelli. Guardate qui,
Quindi qui c'è il naso, questa è la calotta cranica, e qui c'è il collo sezionato. Esattamente un disegno simile, se lo riportiamo a paragone di quello di fianco, come quello di Donato Bramante, che secondo le fonti era stato allievo di Piero della Francesca. Piero della Francesca disegna i più bei, le più belle proiezioni ortogonali di tutti i tempi. Gli architetti non lo sapevano fare. Affascinati dalla prospettiva e dalla novità di Filippo Brunelleschi, tutti disegnavano in prospettiva, anche l'architetto, non soltanto il pittore. La prospettiva è stata pensata per il pittore, perché fosse misurata, cioè che gli esseri umani, le figure, fossero disposte su un piano che fosse riconducibile ad un'idea di possibilità, di realtà. È la ragione per cui molta pittura del 400 ha un bellissimo pavimento a scacchiera disegnato. Ma come l'ha fatto quel pavimento in scacchiera? Prima l'ha fatto in pianta il pittore. La Trinità di Masaccio è disegnata per metà, e per l'altra metà ribaltata, linee incise sul muro, probabilmente da Filippo Brunelleschi. Come è stata realizzata? Avendo di quella cappella che è prospettica, la pianta, il prospetto, è una sezione per la profondità, perché se noi stabiliamo una dimensione nota, la diamo per nota, di quell'affresco, possiamo disegnarne pianta, prospetto e sezione. Quindi è preparatorio per il pittore ai fini della prospettiva, della soluzione finale. Così come Raffaello ha capito che serve benissimo per l'architetto. Quindi dice, il pittore fa la prospettiva, l'architetto disegna in questo modo, dove non c'è possibilità di errore. Un mazzocchio, in Umbria si chiama, non c'è un dolce, un torcolo, un torco. Non c'è il torcolo? Sì, è un dolce tondo bucato, è una ciambella, ecco, che si chiama mazzocchio a Firenze perché lo usavano come arrotolandoci una stoffa, ma Piero della Francesca, che non è di Firenze ma è di San Sepolcro, lo chiama torcolo. Quindi nel testo troviamo il torcolo, disegnare il torcolo, appunto. E poi questo è il capitello, come lo disegna Piero della Francesca, perché sono ortogonale. Il prospetto del capitello composito e la pianta, vista dall'alto, si mettono assieme e da lì si ricava poi la prospettiva, una base di una colonna. Quindi c'è una linea diretta, Raffaello è allievo di Bramante e successore di Donato Bramante nella conduzione della fabbrica di San Pietro. Pensate alla stranezza, quando Bramante muore, ed è il marzo-aprile 1514, come disposizione dice che il suo successore deve essere Raffaello. E non soltanto perché venivano dalla stessa città, da Urbino, ma anche per avere una continuità e avere la certezza che Raffaello avrebbe continuato il progetto di Bramante. Noi conosciamo il progetto di Bramante, il disegno Uffizi 20A, e conosciamo poi il progetto di Bramante Raffaello, perché disegnato da Sebastiano Serlio. Ma nel 1514 a Roma c'era anche Leonardo, che non se ne stava lontano, abitava lì, al Belvedere Vaticano, su in cima alla collina, e tutte le mattine si svegliava e guardava San Pietro in costruzione, in demolizione. Pensate quanto era complicato, c'era l'antica basilica che veniva lentamente smantellata, e per far posto ai quattro piloni, Bramante quando muore ha fatto i quattro grandi piloni attuali e i quattro archi, più l'abside che poi viene distrutta, ma ha già impostato l'edificio. Quella che vediamo adesso, quell'immensa cupola, è la pensata Bramante. Perché non dice il mio amico Leonardo, che sta qui, che è stato mio amico quando eravamo a Milano, ci vogliamo tanto bene? Perché era certo che
Leonardo non avrebbe concluso niente, avrebbe ricominciato da capo, avrebbe fatto disegni su disegni e la fabbrica non sarebbe andata avanti. Raffaello era giovane, c'era la giovane età, muore a 37 anni, nel 20, quindi nel 14, ha 6 anni di meno, è appena 31enne, quindi un ragazzino, oggi un ragazzino, al quale viene affidato un compito grandioso, la Basilica di San Pietro, giovane età, un giovane che aveva voglia di imparare, sempre, modesto, amatissimo dalle donne, e amava moltissimo le donne, non soltanto alla Fornarina, ricorderete tutti che quando dipinge gli affreschi nella Villa Farnesina, il Chigi, visto che questa se ne andava spesso, lasciava il lavoro, andava avanti e indietro, andava da quella chiamata Fornarina, ma che aveva un altro nome, la assume, perché Raffaello non si debba spostare, quindi sta in casa, non si deve spostare molto. Allora, c'è tutto questo che gioca a favore di Raffaello, che immediatamente dice, io ho bisogno di Vitruvio, lo devo sapere, quindi incarica il Fabio Calva, di cui abbiamo parlato prima, di tradurgli Vitruvio, perché senza Vitruvio non può andare avanti, deve conoscerlo. E viene affiancato da chi nel lavoro, il giovane Raffaello? Da Fra Giocondo, quello che aveva pubblicato nell'11 il Vitruvio illustrato, che aveva fatto l'architetto, aveva proposto anche lui una pianta, un progetto per la Basilica di San Pietro, aveva lavorato per i veneziani, aveva lavorato in Francia. Quindi tutto lasciava prevedere che Raffaello avrebbe portato avanti, aveva una vita davanti lunghissima, e invece improvvisamente muore, e tutti piangono, i letterati soprattutto. Grazie. Il libro ha tutto questo, naturalmente. Sì, diciamo, volentieri. Grazie. Grazie a voi, molte. Grazie.